Questa è la Roma, amici e amiche all'ascolto. Stappa Radio Stefano Tini, RDA Radio 1 Roberto De Angelis. Il circuito è quello di Spreaker, Spreaker con la K. Cercate. Questa è la Roma, il programma e il rotocalco settimanale del venerdì. Stavolta Vittorio Bellucci. Buon pomeriggio a te, Vittorio, come stai? Buon pomeriggio a tutti voi. Bene per quanto riguarda i fatti personali, molto male per quanto riguarda la Roma. Molto male per quanto... Ma come? Abbiamo un allenatore che è fantastico. Ci fa divertire veramente, dai. Ci fa divertire, ma però diventiamo un attimo seri. Contro la Sampdoria lì sono stati forse episodi sfortunati, per carità. Col Carpi è stato un modesto allenamento, ma ci hai messo del tuo nella partita contro il Bade Borisov, perché gli esperimenti da piccolo chimico vatteli a fare da un'altra parte, o no? Ma gli esperimenti lui è un po' di tempo che li sta facendo, insomma io ero arrabbiatissimo con Bade Borisov a Roma, cioè io l'avrei esonerato in tutta stanza, fossi stato Sabatini, la società, Pallotta, l'avrei preso e sbattuto fuori dagli spogliatoi. Non puoi perdere una partita del genere giocando in quel modo così scriteriato, perché è bastato, ragazzi, è bastato mettere Torosidis, che non è, stiamo parlando di un fenomeno, Torosidis nella ripresa, Iago Falche, quindi quadrare un po' la squadra, e giocando in quel modo la Roma, il Bade Borisov, gli ha fatto due gol, c'era solo Roma in campo. Se la Roma avesse giocato con un minimo di equilibrio, quella partita sarebbe finita 5-0, Roberto, senza nessun problema, 5-0 per la Roma. Oh, ma vogliamo sempre togliere pure i meriti degli avversari, secondo te, Vittorio? Scusami, eh. Guarda, il Bade Borisov è una squadra che equivale, secondo me, poi sbaglio, la prendi nel campione italiano, equivale al Bari. Al Carpi? O al Bari? Sì. Al Bari, una squadra di Serie B, secondo me, non è di più. Cioè, una squadra che, ragazzi, è una squadra mediocre, il Bade Borisov, ma veramente una squadra mediocre, eh. Ho capito, ma per farti tre gol allora che è successo? Scusa. Ma con quella Roma faceva tre gol, pure il Bari con quella Roma. Ma Roberto, ma io appena ho visto la formazione, io mi sono posto una domanda. Allora, Szczęsny in porta, va bene. Difesa composta da Vigne, Florenzi, De Rossi e Manolas. Un solo difensore. Perché ditemi tutto, ma Vigne, Florenzi e De Rossi non sono difensori. Solo un difensore, in più un centrocampo con Pjanic, che non è un interditore, e tre punte, Salah, Iturbe e Gervinho. Ma stiamo a scherzare, cioè neanche un bambino negli elementari fa una squadra del genere. Perdi la partita, io mi sono messo le mani in testa, testimonia chi era accanto a me, quando ho visto la formazione, mi sono messo le mani in testa, ho detto questo è matto, perché solo un matto lo mette una formazione del genere. Ma chi marca? Ma in difesa chi c'è? Scusami un attimo, ma allora che sta succedendo a Rudy Garcia? Perché io vorrei capire, cioè noi vorremmo capire, perché c'è chi dice che se diciamo un po' è dissonante, c'è chi parla di situazioni extracalcistiche, ma io quelle non le prendo neanche in considerazione. Mi riprendo, Rudy Garcia, allenatore della Francia, non era così scarso. Ragazzi. No, ma è vera anche una cosa, Roberto, che quel Rudy Garcia in Francia era in un campionato abbastanza anonimo, perché in quel periodo ancora non è il grande Paris Saint Germain, è arrivato dopo, è un campionato considerato di Serie B, quello francese, fino alla grande Paris Saint Germain, noi il campionato francese lo consideravamo veramente la Serie B. Ha vinto un campionato, ok, bravo, un campionato comunque in quel momento mediocre, è arrivato a Roma, ha fatto un poco che era palla a Gervinho, e pensaci tu, per 4 mesi, fino a quando Gervinho stava bene, la Roma è andata avanti. Nel momento in cui Gervinho non stava fisicamente bene, è calato, l'hanno capito, quello che volete, la Roma non ha più avuto un gioco, non ha più avuto nulla. Cioè lui ha continuato imperterrito con il suo 4-3, continua a sbagliare sempre e comunque. Tu hai messo in gioco la qualificazione nella Champions, perché secondo me tu al 90% sei fuori adesso, perché Bade Borisov lo battono tutte quelle squadre, tutti, perché lui è una squadra che il Bayer Leverkusen già gli ha fatti 4 gol, 4-1, il Barcellona gliene fa 6, sia andata che ritorno. Cioè tu hai perso i 3 punti, adesso devi fare il miracolo di andare in Germania, ripeto, in Germania, che è difficilissimo prendere un punto quando vai in Germania, figuriamoci a vincere, e batte il Bayer Leverkusen. Vincere lì, con questa Roma attuale,
Noi andiamo a vincere col Bayer Leverkusen, ma ma non è. devi vincere casomai tutte le partite rimanenti e pareggiare col Barcellona, già sarebbe un bel bottino. Beh, certo, così passi. Tu devi battere soprattutto il Bayer Leverkusen. E la fortuna è stata che io poi faccio i calcoli, i due gol, perdendo 3-2 con il Bade Borisov, tu comunque sei in corsa per l'Europa League, perché vincendo 1-0 in casa con il Bade Borisov, gli sconti diretti sei in vantaggio, quindi se arrivi a pari punti con il Bade Borisov, tu comunque hai quel vantaggio del gol, di quei 3-2, perché se avessi perso 3-0, sarebbero stati dolori pure nel terzo posto, pure Vittorio, nel se terzo fosse, posto. scusami, ma se fosse stato 3-3, a quest'ora stavamo parlando di una grande Roma o no? No, io ero, ma oh, che assolutamente 3-3 con Scorbari, hai Col fatto Bade 3-3 Borisov. con Bari, dai, su, ecco il Bari hai fatto, no, 3-3, quella è una squadra, ragazzi, quella è una squadra mediocre, il Bade Borisov è una squadra mediocre, perché l'ha dimostrato con noi, è bastato mettere Dorosidis in campo e Jakub Falke, non ci hanno capito più niente, è bastato mettere quello, cioè ti manca Dzeko, ti manca gente importante, ti manca, cioè, e che fai, stravolgi così la squadra. Come al solito ha sbagliato completamente. Io poi, sai cosa pensavo, Roberto? Pensavo, no? A qualche mese fa, quando qualcuno in questa web radio scrisse: ma che ce l'avete coi turbe, dobbiamo aspettarlo. Io mi sono arrabbiato dicendo: ma quanto dobbiamo aspettarlo, sto ragazzo? Io spero che questa persona che mandò quel messaggio ci stia Sì. ascoltando, perché vorrei sapere se ancora dobbiamo aspettarlo di Turbe o abbiamo capito che non è giocatore da Roma. Dopo un anno e mezzo abbiamo preso un errore, abbiamo fatto un grosso abbaglio, un errore, è un giocatore che non è da Roma, è un giocatore sopravvalutato, un giocatore che può andare bene con una squadra da contropiede, ma non una squadra che vuole vincere. Quindi, E poi poi sì, da l'ultima cosa, contropiede, quindi Roberto, l'errore, ti potrebbe dimmi, dimmi. essere utile in quelle trasferte dove devi giocare di rimessa, solo in quelle Sì, ma partite. un giocatore del genere per 30 milioni l'ha pagato 26, 27, insomma Beh, è l'hai stato un pagato a errore di peso mercato, d'oro, eh. capita, capita, capita. Io non voglio mettere alla gogna Sabatini per questo errore, perché in quel momento pensavamo che tutti, che i Turbe fosse il boom del mercato, il giocatore più importante, un grande colpo. Quindi si è sbagliato un po' tutti, compreso Sabatini. Sì, c'è stato l'errore di Sabatini, Sabatini è stato bravo magari a vendere qualche giocatore a 30-35 milioni di euro, vedi la mela che non li valeva, quindi diciamo che quello è stato un errore di Sabatini. Però un altro fatto importante, vabbè, qui proprio entriamo credo nel punto focale della questione, Sì. l'errore più grande della Roma, l'errore più grave della Roma è quello di sentirsi una grande squadra. Io sento parlare addetti ai lavori, cosa non mia e non tua, non mia e non tua per fortuna, come se la Roma fosse una grande squadra. Ragazzi, ma la Roma è una grande squadra, ma parliamoci chiari, ma che abbiamo mai visto? Dai, ma la Roma è una grande squadra, ma guardiamo la realtà, la Roma è una squadra come ce ne stanno un'altra 7.000, perché è la verità purtroppo, la Roma non è una grande squadra, però ci atteggiamo da grande squadra. Noi ci atteggiamo da grande squadra, quindi andiamo con il Bade Borisov con le 3 punte, andiamo a affrontare le squadre avversarie come se fossimo Real Madrid, però ma che ha mai vinto nella storia per essere considerato una grande squadra? Ma dove sta questa mentalità? Ma quando capiamo che noi siamo una grande squadra, noi Vittorio, siamo una squadra normale, sì, noi siamo una Vittorio, squadra normale. Vittorio, un attimo solo, ti devi mettere non in favore di vento perché entra dentro il ricevitore del telefono e sentiamo la bufera, cortesemente. Non so quanto vento Perché stavo stia. in Bielorussia, capito? Sono rimasto lì, sono rimasto pietrificato da quella Oh, partita. però qui stanno tutti sentendo di rimanendo a bocca aperta perché qui continuano tutti a insistere anche sulla chat. Siamo una grande squadra perché Bellucci ci deve smontare pezzo per pezzo. Perché non è vero, non c'è una grande squadra. Perché una grande squadra non vince gli scudetti, una grande squadra vince i trofei, una grande squadra passa il turno in Europa, in Champions, non perde con la Fiorentina 3-0 in casa in Europa League, non perde con il Bade Borisov. Una grande squadra non è la Roma. Non è la Roma. Sì, ma E nemmeno l'ultima. Ma questo atteggiamento della nemmeno una gente che scrive Cenerentola, queste però. cose è dannoso. È dannoso. Sì, ma non. Allora. Scusami, in Serie A stiamo a meno 4 punti dalle due capoliste Fiorentina e Inter, no? Non siamo all'ultimo posto in classifica. No, ma infatti io sto dicendo sia una squadra normale, perché una volta che tu tiri fuori la testa dall'ambito italiano, prendi schiaffi a destra e a sinistra, tu prendi schiaffi dovunque,
Ma è così. Tu prendi schiaffi ogni volta che ti affacci dalla finestra. Sei una grande squadra, arrivi secondo. Perché? Perché c'è una squadra più grande di te, a livello di mentalità e di attributi, Ma io perché non. la Juventus ha fatto 6 punti con Manchester City e Siviglia. Sì. Manchester City e Siviglia, 6 punti, la Juventus. Tu ne hai fatto uno con il Barcellona e col Sì. Bate Borisov. Sì. Però, cioè, io non vedo una grande squadra molto superiore rispetto alla Roma, perché l'Inter, che avevamo detto che era stata fortunata, poi ha preso una batosta clamorosa. Adesso la Fiorentina sta girando tutto bene, ma anche la Fiorentina ci dovrà dimostrare di essere persistente nel tempo. Ma no, ma forse non hai capito, una grande squadra non è quella che vince una partita, no, non è neanche l'Inter, è una grande squadra perché comunque ha un blasone, ha una storia di vittorie, ha una storia di trofei, ha vinto Coppa Campioni, ha vinto tanto nella sua storia, quella è una grande squadra, perché comunque ha raggiunto quella mentalità di una grande squadra. Il Milan, anche se adesso è una squadra sufficiente, discreta, non possiamo dire che non sia una grande squadra perché ha una bacheca di trofei che è impressionante. Sì, ma appartiene all'album dei Impressionante. ricordi, appartiene al passato, non certo al presente. Sì, ma sono ricordi non di 50 anni fa, parliamo di ricordi di 4, 5, 6 anni fa, insomma, quindi anche la stessa Inter, il triplete l'ha vinto 5-6 anni fa. Quindi noi purtroppo l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto nel 2001. In Italia, in Europa non abbiamo vinto mai niente, mai niente, una Coppa delle Fiere, però siamo una grande squadra, ok? Se voi siete contenti di pensare che una grande squadra è quella che prende 7 gol col Bayern, 7 gol con Manchester United, 3 gol col Bate Borisov, che perde con la Fiorentina Europa League 3-0 in casa, che perde con la Sampdoria, che pareggia a Verona, che va avanti, che pareggia con il Sassuolo Sì, 2-2, la se partita questa con la è. Sampdoria, però scusami, l'abbiamo vista tutti com'è andata. Due Sì, ma episodi, due vabbè, errori, la due gol. grande Vabbè, sai che c'è? Sono anni che noi vediamo queste partite, però. Sono anni. Sono anni che noi perdiamo quelle partite. Io so che una grande squadra non è la Roma, perché la Roma purtroppo, nella sua storia non ha vinto nulla. Si atteggia da grande squadra e questo è un danno clamoroso. Danno clamoroso, perché se vogliamo vincere qualcosa, noi dobbiamo entrare in campo. Ti faccio un esempio, che col Bate Borisov. Col Bate Borisov entro in campo magari con l'idea che un pareggio può anche andare bene. Poi tanto, se io entro con quella mentalità, la vinco la partita, la vinco. Se io Sì. entro con la cattiveria giusta, io la vinco quella partita. Se Allora, entro con Mario, la pensa un po'. mentalità di prendere anche un punto, Vittorio, vinco la partita. ti è arrivato un messaggio da Mario che scrive dalla provincia di Udine. Ha detto: avessimo noi dei commentatori come voi sulle nostre radio, perché non dice al giornalista signor Bellucci qualche volta di commentare l'Udinese in poco tempo? Allora, Mario, io non so se troveremo altri spazi, però minuto 91esimo che va in onda il sabato e in altri momenti prima e dopo le partite può occuparsi di calcio a 360 gradi. Quindi se Vittorio Bellucci lo desidera e lo desidererà, io gli faccio spendere pure due righe sull'Udinese, perché secondo Io, guarda, Mario. prima di tutto Mario, no? Mario lo saluto perché io a Udine ci sono stato ben 3 volte a vedere la partita di calcio e posso dirti, ma non perché adesso c'è Mario, Sì. che è la città dove io mi sono trovato meglio. Una città fantastica, un pubblico fantastico, una correttezza, un'educazione meravigliosa. Una signora che è una giornalista di Udine, che è una simpatica amica che ci sono anche in contatto, che mi ha detto anche alcune cose della società, ma è veramente una città dove io sono felicissimo di andare. E posso dire a Mario che sono Mauro, che sono quasi sempre dopo la Roma, io la seguo Udinese, a me piace molto perché, ripeto, è una di quelle società che ammiro E perché allora facciamo ogni così. volta che sono andato lì mi sono trovato Allora facciamo benissimo. in questo modo, Mario, Mario. se ci segui, caro Mario di Udine, se domani riuscissimo a fare uno spaccato di 91esimo minuto, 5 minuti di orologio, carissimo Bellucci, le dedichiamo alla partita dell'Udinese, tanto minuto 91esimo può occuparsi di tutto, Sì, e non ho problemi. facciamo un piccolo commento extra time, extra Roma, però la pagina che ci riguarda è la nostra Roma. Caro Mario, non ce Certo.││ 
││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 
volere, però dobbiamo un attimo occuparci di Roma, perché le cose qui non è che vanno, che possano, che vadano bene assolutamente. Però c'è gente che si ostina anche a dire il contrario. C'è una certa giornalista, della quale non faccio il nome, che ha detto: vorrei vedere se mandate a casa Rudy Garcia, poi che fate? Come se... Vinciamo lo scudetto. Lo rispondo io, vinciamo lo scudetto con un allenatore normale. Io guardo, normale intendo Bielsa, no. Perché non voglio Loki, non voglio Pazzi. Che ha fatto di male Bielsa? Scusa, ma che ha fatto di male Bielsa che non va? Ma che è l'allenatore, è un altro matto. Ma ti prego, basta con gli scienziati del calcio. Basta. Voglio un allenatore che stia attento prima di tutto alla difesa. Perché la Roma in 8 partite ha preso 11 reti. Questa è una grande squadra? Una media di un gol, virgola, qualcosa, questa è la media di una grande squadra. No. Le partite, da che mondo è mondo, si vincono non prendendo gol. Non prendo gol, io uno te lo faccio, perché la Roma te lo fa il gol. L'Inter ha vinto gli scudetti con non prendo gol e segno Ibrahimovic. Così giocava l'Inter e ha vinto scudetto e Coppa Campioni. Noi invece per fare un gol dobbiamo fare 70 passaggi, dobbiamo sbilanciarci in 8-9 giocatori, lasciando sempre la difesa impreparata, perché non c'è più nessuno. Poi l'ultima genialata del grande mago che abbiamo in panchina, il Daniele De Rossi, difensore centrale, perché veramente quella è stata l'ultima grande genialata del nostro mago che è in panchina, perché togliendo l'unico che ti protegge la difesa, perché è l'unico De Rossi, della Roma, l'unico che si mette lì davanti e fa protegge la difesa, lo togli, lo metti in difesa che non è difensore, praticamente lì è veramente, c'è un buco pazzesco. Quella è stata l'ultima grande idea del nostro mago in panchina. Io invece dico, questa squadra in mano ad Antonio Conte vince lo scudetto con 10 punti di distacco sulla seconda. Ma Antonio Conte è l'allenatore della nazionale, non puoi prendere. No, l'anno prossimo sarà della Roma. Oh, ma se io già guardo, ho detto una bomba che tu neanche vedi, non la riprendi al volo. Come non la prendo? Però io vivo, perdonami, però io vivo sull'attualità. Allora, mettiamo il caso sciagurato che a Palermo andasse male, non andrà male, ne sono sicuro, però che andasse male. Roberta, e io sono d'accordo con la mia omonima di nome, scrive: cosa facciamo? Mandiamo a casa Garzia per prendere un traghettatore e poi per prendere qualcun altro Staltrano? Non ci sto, io voglio vincere subito. Allora, tanto con Garzia non vince assolutamente. Se rimane Garzia, la Roma non vincerà nulla quest'anno, quindi è impossibile. O a meno che lui improvvisamente si rinsavisce, comincia a giocare con un 4-3-1-2, comincia a dire ai difensori: ragazzi, si chiamano difensori, significa difendere, prima di attaccare devo difendere, capito? Non mi servono solo i difensori che diventano ali, destra e sinistra, che mi fanno il cross bene, prima mi devi difendere, poi se sei attaccare tanto meglio. Quindi il nome è difensore, non è attaccante. Quindi se il nostro signor Garcia comincia a mettere in testa che il difensore deve difendere, che comunque non serve fare 6.000 passaggi per arrivare in porta, che serve che Dzeko deve giocare in area di rigore e non deve fare trequartista, torna indietro, spostarsi a destra e a sinistra per far entrare non si sa chi, che nei calci d'angolo ogni tanto ci vorrebbe uno schema, che non solamente le cose che buttiamo in calci d'angolo, non c'è nessuno che sa quello che, non sappiamo proprio cosa fare. Quindi io credo che se il signor Garcia improvvisamente, ma non l'ha fatto per 3 anni, si insavisce e dice e fa tutte queste cose, allora abbiamo ancora la possibilità di vincere. Ma non è così, non sarà così. Perché noi, io ti dico già il nome, te lo dico, scrivilo. Il gol del Palermo è già scritto. Giocando in quel modo come gioca la Roma, Vasquez un gol te lo fa. Io te lo dico già adesso. Ti fa un gol Vasquez, giocatevelo. Lo prendiamo, perché è il classico trequartista che nessuno lo marca, perché Garcia non è capace. Noi quando troviamo l'uomo tra le linee, fateci caso, ci segnano tutti. Quindi anche il signor Vasquez potrebbe segnare alla Roma. Quindi preparatevi, noi il gol da Vasquez lo prendiamo. Magari vinciamo però. Come? Magari però vinceremo lo stesso. Sì, magari vinci lo stesso. Io voglio vincere una partita 1-0. Ma non siamo l'Inter noi che vince 1-0 per fortuna, noi siamo la Roma. Quando cominceremo a vincere 1-0 può darci che allora siamo diventati da scudetto. 1-0, come era il signor Capello, come era Conte con la Juventus. Secondo Ines sei troppo amareggiato dalle prestazioni attuali della Roma, non riesci a essere tranquillo. Sai, Roberto, io sono amareggiato dalle prestazioni degli ultimi 2 anni della Roma, perché tolti i primi 4 mesi di Garcia, io non ricordo grandi prestazioni della Roma, sporadiche,
sporadici. E poi la cosa che mi dà rabbia è che la Roma ha una rosa forte. Quest'anno la Roma è forte, non è che è una squadretta, la Roma quest'anno è forte, è forte. E invece noi abbiamo sempre dei limiti, prendiamo sempre gli stessi gol, prendiamo sempre le stesse situazioni, non riusciamo mai a capire quando ci sono le ripartenze avversarie. Cioè noi il Bade Borisov ogni volta che ripartiva andava in porta. Vabbè, ma gli avversari esistono, no Vittorio? Vanno in porta per forza, che fanno? Certo, vanno in porta perché di fronte c'è la difesa, e perché c'è nessuno che li marca. Ci sono state delle azioni, ma il terzo gol di Bade, parleremo anche del caso Cesni, tanto ho ancora una decina di minuti. Il caso Cesni, perché è un caso, anche lì il signor Garcia ci ha messo del suo, perché Lavuro ha fatto una mossa da grandissimo mago, quello che è, perché il terzo gol è clamoroso. Fanno 3-4 passaggi dentro l'area di rigore in velocità, tutti fermi, perché non sappiamo perché, ma la colpa non è perché siamo fermi, è perché ci prendono sempre da dietro, entrano dentro, come il gol con il Verona il primo, perché non abbiamo una protezione tra difesa e centrocampo, ma una difesa formata da tre centrocampisti, Florenzi, Digne e De Rossi, ma è possibile? Ma chi la fa? Ma chi la fa? Non mi dite il Barcellona, vi prego, perché il Barcellona è Marte rispetto a noi, è Marte. Per questo la nostra, la cosa che a me fa rabbia è questa, che noi siamo talmente presuntuosi che prendiamo come riferimento il Barcellona. Noi prima di arrivare al Barcellona bisogna scalare K2, Everest, a piedi nudi, tutte e due volte a piedi nudi e zoppichetto. Se ci riusciamo arriveremo al Barcellona. Cioè non dobbiamo prendere come punto di riferimento il Barcellona, è inarrivabile rispetto a noi, perché ha vinto tutto, è una squadra mostruosa nell'organizzazione, nella cantera, in tutto. Noi dobbiamo prendere come punto di riferimento qualcosa adesso più fattibile, più vicino. Non lo so, possiamo pensare, anche se è brutto, perché non punto di riferimento a livello sportivo, non dico a livello di comportamenti, la Juventus sportivamente, una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto lo scudetto, ad arrivare in finale di Coppa Campioni, come? Giocando in un certo modo, con chi? Bonucci, Chiellini, Barzagli. Bonucci, Chiellini, Barzagli. Fino a che hanno retto è andata bene. Chiellini, Barzagli, tre difensori veri. Però fino a che hanno retto, adesso che non reggono più si vedono le differenze, no? Ma adesso infatti c'è avuto anche, bisogna ammettere, intanto tu comunque, vabbè, io ti dico anche questo, va bene, non hanno retto, ma intanto dammi 4 scudetti, tra 4 anni se non reggono cambieremo, intanto dammi 4 scudetti, come ha fatto la Juventus, e dammi un paio di Coppa Italia perché la Juve le ha vinte in questi 4 anni, dammi una finale di Coppa Campioni anche se l'ha persa, però insomma tanto di cappello, ripeto, la differenza è lì, è l'impostazione tattica. Cioè, una difesa bisogna averla, non puoi giocare solo con Manolas. E poi ecco, Cesni, ragazzi, ma guarda che clamoroso l'errore che fa Garcia. Cioè, De Santis con il Carpi para rigore, vince 5-1, il pubblico lo applaude, lui è tutto euforico, tutto contento, tu dopo 3 giorni rimetti Cesni che non è in condizione, perché l'abbiamo visto tutti che non sta bene Cesni. Cioè, il terzo gol la mano non la mette. Ed è la mano dove ha subito l'infortunio poi, no? Non ha ammazzato un portiere, ne ha ammazzati due. Perché De Santis, se tu lo distruggi, l'hai distrutto psicologicamente. Cioè tu l'hai ammazzato. Dici, guarda tu, poi pure parate ai rigori, poi pure vince 5-0 per me. Se al secondo preferisco quello che gioca con una mano sola. Quello adesso si prende invece coso, come lo chiamano, si prende adesso tutte le critiche perché ha fatto le papere. Ma tu sei sicuro che il messaggio che è passato a De Sanctis sia proprio questo? Guarda, io ti dico un'altra cosa, Roberto, io sono sicuro che De Sanctis nel spogliatoio ha litigato con Garcia, e sono sicuro, e sai che quando te lo dico è perché lo so. Conoscendo quindi, poi il carattere di Morgan, penso proprio di sì, Difficilmente dico cose che poi non si so verificare, purtroppo. Ho detto anch'io qualche baggianata, però qualche cosa mi stai a conoscere, l'ho detta, ma conosci poi quando lo dico è perché lo so. Io so con sicurezza che De Santis, non voglio dire che l'hanno fermato, ma quasi. Perché io ti dico un'altra cosa, il signor De Santis spera di giocare. Non gliel'ha comunicato nessuno che andava in panchina. L'ha saputo un'ora prima di giocare. Vabbè, come perché l'hanno saputo? Garcia non ha avuto neanche gli attributi di andare da De Santis e dire guarda che oggi in gioco.
Bellucci ne tanti dimmi. l'ha saputo un'ora prima come l'hanno saputo tutti gli altri, ma che, cioè, non c'è nulla di strano, insomma, No, 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 no. Ci No. sono giocatori e giocatori anche a livello psicologico. Cioè, il portiere è troppo diverso dagli altri. Il portiere è troppo diverso dagli altri. Non è un ruolo che puoi come gli altri. Cioè, De Santis doveva giocare lui. Basta. Doveva giocare De Santis. Anche perché non è che stiamo a parlare di un portiere scarso. È un buon portiere. Colpa di Borisov, poteva giocare. Però Ha tutti messo un avevamo portiere che detto. costava bene. Adesso io ti faccio una domanda. Con il Palermo, no? Con il Palermo giocherà nuovamente Szczęsny. Vogliamo il caso che fa un'altra papera Szczęsny? Che può succedere? Che succede poi? No, io farei giocare De Santis con il Come Palermo. gioca De Santis dopo che gli ha fatto quello scherzetto in Coppa Ma è un Campione? professionista, è strapagato, ragazzi. Lo so, però sono sempre uomini, eh. Sono sempre Questo è uomini, sono vero. professionisti ma sono sempre uomini. Questo è Sappi che vero, De Santis però. è fatto rude il chiccherone, ma è brutto. E c'ha ragione, c'ha ragione. Cioè, mi Il signor sembra. Florenzi che a fine partita dice la partita è stata preparata male. Cioè, ci sono tante cose che i giocatori della Roma, secondo me, stanno a cercare di far capire qualcuno. Perché Nainggolan, ragazzi, ma Nainggolan regista. Colpa di Borio, si è inventato Nainggolan regista. Nainggolan può fare tutto, tutto, pure la punta, Meno ma che regista. Ecco, regista, ma il regista assolutamente no. e che io ha fatto regista colpa di Borio con Nainggolan centrale che doveva essere lui a impostare. E beh, e si sono visti poi i risultati, carissimo, eh. Ma io dico però, tu allenatore che guadagni 3 milioni d'euro l'anno, ma ci arrivi a pensare, ma come fai a pensare che Nainggolan può fare regista? Perché? Perché deve giocare De Rossi centrale, ma metti Castan e giochi con De Rossi al centrocampo, non è più logico. Sì. No, devi cambiare tutto, anche quel Gyomber, metti Gyomber, male che va, metto Gyomber e gioco Ma con non De lo Rossi, è il suo vede. ruolo, perché devo Allora, stravolgere i ruoli? qui sono d'accordo con voi perché Jonberg non lo vede. Allora io vorrei sapere cosa è stato comprato a fare, cosa è stato acquistato a fare Jonberg. Ditemelo voi. Perché Emerson lo vede, Mauchan lo vede, ma Paredes lo vedeva, ma Szczęsny lo vedeva, ma Sanabria lo vedeva. E Cioè, Sanabria ragazzi, adesso avrebbe fatto di un comodo, ma di un comodo veramente eccezionale poi, eh. sì, Sanabria ci avrebbe fatto moltissimo in questo momento, Più di perché destro, più di segue Mattia tutti. destro. Sì, anche adesso non lo vedeva. Cioè, non vede nessuno lui non vede nessuno Vabbè, e poi alla fine sul questi destro vanno non dalle è altre che. parti. Vanno dalle altre parti e fanno comunque, giocano bene, giocano, sono giocatori che li vogliono bene e tutto quanto. Quindi non riesco a capire veramente perché. Perché i giocatori che vengono a Roma vengono comunque dall'estero e sono considerati dei campioni o dei buoni giocatori. Vengono a Roma e sono gli ultimi. Se ne vanno da Roma e sono buoni. Ma l'ultimo caso è Dumbia. Dumbia è venuto a Roma, era l'ultimo. Se ne va da Roma e si assegna sempre. Sì, in quel campionato riesce a giocare bene, qui non ci riusciva però. Ma anche in Coppa Campioni sta segnando un po' tutti, ha disegnato anche l'ultima volta. Quindi io dico, alla fine, Vabbè, ma il caso più difficile. eclatante, scusami Vittorio, il caso più eclatante è quello di Jedevaj in Germania. Cioè, vai, Sanabria adesso Jedevaj sta ha giocando fatto sempre due con il campionati da Spagna. urlo, sta facendo due campionati meravigliosi e anche fuori ruolo addirittura. Quando E qui Garcia tra le righe aveva Sanabria, non so fatto se hai letto le capire. ultime notizie, Sanabria è stato sul giornale spagnolo, adesso non ricordo quale, insomma subito osannato, cioè con noi non ha fatto un minuto. Quindi io mi chiedo, ma com'è possibile? Ma adesso io mi domando, no? Iturbe è un altro, a me non piace, però ma sarà Garcia? Ma sarà lui che rovina tutti? Cioè me lo comincio a chiedere Ma perché sono no, troppi. aspetta, su Iturbe è un contropiedista, lo sapevamo tutti, ragazzi, Sì, eh. però sono troppi i giocatori che lui sta rovinando. Troppi, troppi. Cioè non è un caso, per questo bisogna cominciare a chiedere perché. Ma come mai? Cioè, in 3 anni di Garcia, ma quanti giocatori ha rovinato? E non hanno mai giocato e sono andati via e giocano. Quanti? Quanti dei nostri sembrano con lui ultimi? Se ne vanno e sono forti. Sì, e che soprattutto segnano tipo Sanabria, insomma, guardate Sanabria, guardate Dumbia, forse è arrivato da noi un po' malconcio, mettiamola così. Per non parlare di destro. Destro è un altro che magari non è un suo fenomeno, però destro si poteva fare comodo, eh? Destro si poteva fare comodo perché ecco, ti manca Dzeko e Totti, cioè avevi destro. Però destro uguale è stato mandato via, perché non piaceva il suo carattere, quello che ti pare. Però
Ma è possibile che sono sempre i giocatori che hanno la colpa? Sono 10, 12 casi. 10, 12 casi, non è più uno. Sono tanti. E io mi chiedo, ma non è qualcun altro forse? Non è qualcun altro? Il signor Digne, per carità, buon giocatore. Per il Garcia, io già lo dico prima, ha fatto 3 partite a Roma. La Roma, se lo vuole riscattare, deve spendere 18 milioni di euro. 18 milioni di euro per Digne. Sono tantini, eh? Basta, ma scherzata, perché? Perché lo vuole Garcia, perché è francese Digne. Ma sapete quanti Digne si trovano con 18 milioni di euro? Criscito, che gioca con lo Zenit, titolare da una vita, italiano, ma gli italiani, Garcia non li vede neanche Sabatini, vale 3 Digne. Ne vale 3. 3 ne vale, e costa di meno. E per un pelo non è arrivato all'Inter, poi, per pochi sì, milioni di differenza. Perché è un difensore per lo meno Criscito. Solo che lui gli piacciono solo quelli che spingono e basta, perché non vede Torosidis messo a destra, l'ha dimostrato con il padre Borisov, messo nel suo ruolo, è ancora un giocatore valido, è ancora un buon giocatore. Se Torosidis lo metti a sinistra non ci capisce niente, ma ci abbiamo Emerson, che sì, l'abbiamo preso a fa, che quello è un fluidificante mancino e sinistro, sì. Però è il solito discorso, e qui a Roma ci sono tante cose. Io mi piacerebbe tanto che la Roma cambiasse allenatore. Ma perché? Perché secondo me serve una scossa, serve un gioco diverso, serve, io voglio vedere Dzeko in area di rigore, io voglio vedere una squadra che crossa con un criterio, perché quando un calcio d'angolo noi abbiamo Dzeko, De Rossi, abbiamo gente forte di testa. Noi abbiamo già Castan quando gioca, lo stesso Rudiger è uno che comunque i suoi gol di testa in Germania li ha fatti. Cioè noi abbiamo gente forte di testa, basta fare qualche movimento, qualche cosa, niente, niente. Zero, da che zero assoluto. Gol, io non mi ricordo più. Andiamo in chiusura Palermo-Roma, ti basta che la Roma vinca o la Roma dovrà essere convincente? No, deve vincere, basta. Io gioco, voglio vincere 1-0, tiro in porta 1-0. Poi dopo c'è la sosta, che a sto punto sarà più che positiva per la squadra giallorossa. Sì. Io credo che se la Roma dovesse perdere a Palermo ci sarà il cambio di allenatore. Sono convinto di questo, proprio perché ci sia la sosta. Ma pure se dovesse perdere il Palermo ci sarà il cambio allenatore, perché Zamparini lo vediamo sui carboni ardenti con gli Achini, eh? Sì, anche se insomma il Palermo che può fare, non lo so, Zamparini, però Biaghini l'anno scorso ha fatto un buon campionato, il Palermo insomma sta a 7 punti, credo che il Palermo possa fare un campionato di mezza classifica, non è che puoi pretendere di più, però vedo, non sarà una partita facile a Palermo assolutamente, perché troviamo una squadra comunque affamata, una squadra che viene a 3 sconfitte consecutive, ci prepariamoci alla solita baccaglia, una squadra che corre, quindi ci metteranno in difficoltà. Speriamo in una Roma diversa dal punto di vista tattico, perché la cosa poi positiva di questa Roma, e con questo concludo, è che la Roma corre, anche con il Bade Borisov ha dimostrato che è una squadra che fisicamente sta bene, perché negli ultimi 20 minuti ha rischiato di fare 3-3, quelli erano scoppiati e noi no, quindi è una squadra che fisicamente norma rispetto alla passata stagione, ha dato comunque un'impronta atletica alla squadra, cosa che invece però adesso manca l'impronta tattica, che è l'allenatore. Bisogna mettere un allenatore decente, io vorrei un allenatore italiano, io l'anno prossimo, o adesso, un allenatore italiano, basta, o uno che sta qua in Italia da anni, quindi c'è Spalletti, c'è Montella, c'è Conte, andiamo a prendere uno di questi, andiamo a prendere un italiano. Forse se prendessimo Spalletti forse non sarebbe male, chissà. Magari. L'importante è che non arrivi Walter Mazzarri, guarda. Spero di poter fare questo collegamento domani, anche perché seguirò la Serie B, quindi se volete degli aggiornamenti sulla Serie B, sul calcio internazionale, io sono pronto. Daremo anche spazio all'Udinese, perché no, è un piacere. No, io penserei di fare un regalo a Mario, perché ci ha fatto tanti complimenti. Guarda, ti dico, un minuto 91esimo, solo 5 minuti di orologio, però poi chiudiamo e riapriamo, dedicati soltanto alla partita dell'Udinese. Ma adesso dici? No, domani. Ah, perfetto.
rimandiamo tutto a domani, anche perché devo vedere, insomma, la disponibilità degli studi, quale sarà. Anche perché l'Udinese ha uno dei signori giocatori, eh. Io, per esempio, parliamo di Bomber, quel Zapata è veramente forte. Ma quel Zapata è facciamo un piccolo specchietto dando la prefazione delle formazioni che scenderanno in campo della partita dell'Udinese, un piccolo commento sull'Udinese, in 5 minuti chiudiamo e poi riapriamo con le nostre pagine solite, pagine giallorosse, pagine di Serie B, pagine a 360 gradi. Adesso vediamo se fare contenitore unico oppure due contenitori staccati, lo decideremo insieme al direttore Stefano Tini. Dai, se possiamo ci sentiamo domani. È stato sempre un piacere, sempre Forza Roma. È sempre un piacere anche da parte mia. Ci saluti Bruno Bellucci con l'occhio del gufo, sempre in alto negli ascolti, perché è una trasmissione molto molto bella pure quella, il lunedì sera su Young TV, canale, adesso non ricordo se 871, esatto, perché con la rinumerazione l'hanno fatto scendere, però alla faccia della numerazione che è scesa, Bellucci Vittorio mantiene i suoi ascolti, e questo di a papà, che è un dato ottimo, positivo e propositivo, vuol dire che la gente è innamorata di questo format e lo segue anche se fosse sul canale 10.000. Perfetto, grazie tante. Ci un abbraccio domani. Vittorio, grazie a te, ciao, buon fine settimana, ciao ciao, sempre Forza Roma. Grazie a Vittorio Bellucci, noi ci fermiamo un attimo. Prima però vi ricordo Valcor, Walter Corrado, borse, calzature, abbigliamento, accessori in via di Tor Sapienza 35 ABC. Vi aspettano, andate a nome di Stapp Radio, di Stefano Dini e di Roberto De Angelis, gradite sorprese. Un attimo e siamo di nuovo insieme a voi, grazie.